Sono Enrico Moschini dell'azienda agricola Moschini di Scipione. Siamo anche fattoria didattica e agriturismo, l'agriturismo con le Rio Stirpe. L'azienda ha oltre 200 anni perché è stata formata nel 1814 dai miei quadrisnonni Cristoforo e Marianna. Adesso la conduco con mia moglie Anna Maria e mio figlio Paolo e ormai da alcune decine di anni facciamo recupero ambientale della biodiversità locale della Val Tirone. Abbiamo recuperato il farro di cocco, alcune varietà di vitigni antichi come il bianco del prete e poi oltre 50 varietà di frutta autoctone antica delle nostre colline, fra cui il pero color che oramai è estinto. Abbiamo anche recuperato poi in collaborazione col CRPV i vecchi ulivi del Ducato impiantati sulle nostre colline dopo il 1250. Abbiamo poi recuperato il vecchio carciofo di Sasso Maggiore della Val Tirone, molto coltivato nel 1800, come riporto nelle pubblicazioni del periodo. La Cattolica di Milano, in collaborazione con il CNR di Bari, nello studio del DNA, ha scoperto che il carciofo è una varietà unica al mondo. Il carciofo e il pero color sono inseriti nella DECO del Comune di Sasso Maggiore e poi sono stati promossi nell'arca del gusto da Slow Food per le loro peculiarità. Il mio luogo del cuore è la chiesa parrocchiale di Scipione, frequentata negli anni dai miei cari e dai miei antenati, ma anche e soprattutto perché la balaustra dell'altare maggiore è un dono fatto in venerazione della Madonna dal mio quadrisnonno Cristoforo nel 1827, quando venne costruita la chiesa.